Vi voglio presentare Plotagon, è raggiungibile dal sito http plotagon.com. Serve per realizzare storytelling. È disponibile nella versione Story, Education e Studio. La versione gratuita è Story. Adesso ve lo voglio presentare. Che cos'è Plotagon? È realtà aumentata se si utilizza per aggiungere contenuti e spiegazioni. Si interpreta un avatar 3D in rappresentazione virtuale per raccontare una storia, storytelling animata. Si creano il proprio personaggio e i propri interlocutori. Si sceglie un setting per la storia. A cosa serve Plotagon in didattica? Serve per interpretare e cercare soluzioni ad una situazione, ad un argomento difficile. Può essere utile per spiegare qualcosa, per lanciare un tema, per creare domande, per raccontare un evento. Progettando più personaggi si utilizza il dialogo vantaggioso per ottenere risultati attraverso la discussione e l'assunzione di punti di vista alternativi. Cosa faccio per usare Plotagon? Scarico l'app per mobile o per Android o per iOS, scarico il programma su PC o Mac, progetto una conversazione tra personaggi. Come funziona il dialogo? Il dialogo si basa sulla parola scritta che viene recitata dai personaggi e si può aggiungere il linguaggio non verbale attribuendo sentimenti ed espressioni ai protagonisti della storia. Un problema per la lingua diversa dall'inglese c'è perché ha una traduzione in linguaggio meccanico e non sempre corretto. Meglio scrivere i dialoghi in inglese così gli alunni si esercitano con questa lingua. Come vi dicevo, le versioni di Plotagon sono la Plotagon Story, Plotagon Education e Plotagon Studio. Ora andremo a vedere a Plotagon Story. Prima vi faccio vedere come scaricarlo sul vostro PC. Una volta che vi siete collegati al sito, andate in Story, che è quindi l'applicazione gratuita, e facendo scorrere la pagina vi trovate nella sezione del download. Potete scaricarlo da qui per Mac, per Windows o l'app per iOS o l'app per Android. Io ho scaricato l'applicazione per Windows e adesso ve la mostro. Clicco sulla cinepresa che trovo al centro. Vado in qui trovo tutti i plot che avevo già creato. Vado in Create New Plot, mi dice di scegliere una scena, non sono molte quelle disponibili nel free, scelgo il caffè, la prima, mi dice di scegliere il carattere che è posizionato in the left, scelgo come carattere personaggio Lizzy e poi scelgo un altro carattere o personaggio che è Jessica. I due personaggi sono in piedi, li voglio far sedere, quindi clicco to the left at the counter per Lizzy e clicco nella tendina che esce il table left. E per Jessica, e Jessica la posiziono, scusate, e Jessica la posiziono tu seduta in table right. Come vedete, i due personaggi ora sono di fronte l'uno all'altro. Inizio il dialogo e il primo personaggio che parla è Jessica, metto Jessica. Le attribuisco un atteggiamento, ad esempio, happy
sai. E scrivo che cosa dice Jessica. Ok? Ora aggiungo dialogo, un altro dialogo. Questa volta parla Lizzy. Mi sostituisco neutral con un atteggiamento. E scrivo il dialogo. Che cosa ci racconta? Che cosa dice Lizzy? Aggiungo un altro dialogo, faccio parlare Jessica, character Jessica, le do un atteggiamento, scrivo il dialogo, che cosa dice Jessica. Adesso aggiungo un altro dialogo. Scelgo Lizzy, oppure le do un atteggiamento, vediamo che cosa c'è, facepalm, e scrivo che cosa dice Lizzy. Ora posso scrivere un text plate entro questo text plate mi può servire per introdurre una parte del dialogo oppure mi può servire come titolo stesso dello storytelling che sto progettando. Conversation between two philosophy teachers. E io lo voglio spostare all'inizio del mio storytelling. Ok. Posso scegliere un'azione, ad esempio un'azione, scelgo il carattere, esempio Jessica, e l'azione che ha su Lizzy. Ad esempio faccio la carezza, poi posso inserire un sound e scegliere il sound effect, potrei mettere birds e questo lo posso spostare dove voglio, mettiamolo qui, posso lasciarlo lì anche se volessi. Poi scelgo la music, ma la voglio posizionare all'inizio. Quindi scelgo la musica e tra quelle che mi propone scelgo Mission. La sposto ancora di sopra prima del titolo. E adesso vediamo il risultato. Tomorrow my students will work in groups. I have already shown them a video stimulus and I have assigned some questions for work at home. On what topic are the students working? They are dealing with the critique of magical alchemical knowledge in Francis Bacon. Already. Knowledge for Bacon is progressive science, experimental knowledge. It is not private knowledge or initiation. Ecco, come vedete è andato a buon fine la progettazione. Ora vado nella barra del render a fare il rendering del video e quando salvo il file del video. Mi propone di esportare con i sottotitoli il video oppure di esportare senza sottotitoli in un file esterno.
esportando i sottotitoli in un file esterno oppure di esportare senza sottotitoli. Scelgo con i sottotitoli e adesso mi va a fare il rendering, per poi permettermi di fare il download in MP4 del file. Ecco. Aspettiamo un attimo, me lo dà da salvare e lo salverò come conversazione. Conversazione insegnante. Ok. E quindi con Dan ho la possibilità di finire, ultimare il mio lavoro. Ecco, vi saluto, vi auguro una buona serata e spero che vi sia piaciuto questo tutorial.